Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale YouTube Chef Tourist. Oggi vorrò fare un'antichissima ricetta veneta, che più o meno credo che tutti dal centro Italia in su, diciamo dal nord in su, la sappiano fare. Però io cerco di farla più io sono uno che ama le ricette tradizionali. È un mio caro amico, collega, cuoco, più che collega, amico, tanti anni fa mi ha dato questa favolosa ricetta. Io ho seguito la sua ricetta, però poi, siccome mi è interessata molto questa ricetta perché è gustosissima, mi sono interessato a leggere e a trovare opuscoli di cucina molto interessanti della traduzione vecchia veneta. Allora, non faccio altro che un risotto alla pilota. Allora, un riso alla pilota, che sarebbe con della salsiccia. All'epoca non era altro che un impasto di carne trita di maiale, sempre stile salame, stile salsiccia, spalla e pancia, impastato con l'aglio e pepe nero. No? Io oggi ne interpreto un po' diversa. Ho della salsiccia fatta in casa da me con pepe nero e sale, che la vado a collegare ai gusti. Cioè, il risotto poi verrà cotto nel brodo che ho preparato da me, sedano, carote, cipolla, prezzemolo, e andrà cotto nel brodo e sfumato col vino rosso. Io interpreto l'aglio disidratato biologico buono italiano in polvere. I chiodi di garofano li andrò a infilzare dentro l'aglio. Allora, andrò a prendere un po' di chiodi di garofano, che ci sta bene col vino rosso. L'aglio, in tal caso la salsiccia non è all'aglio, è solamente il pepe nero, e andrò a richiamare il gusto dell'aglio. Andrò a infilzare, se no poi lo troveremo sotto i denti, oppure uno che ama il gusto del chiodo di garofano lo può tritare, immaginate, no? Io andrò a fare questo, e poi toglierò l'aglio. Chiodi di garofano, perché è veramente un chiodo, eh? Ok? A posto. E qua ci siamo. Andrò a prendere la mia salsiccia e l'andrò a togliere dal budello, così. Io lo dico in ogni video che faccio, non mi stanco mai a ripeterlo. Io faccio un video illustrativo, un tutorial più che altro, però poi, se volete la ricetta perfetta, andate a visitare la mia pagina Chef Tourist YouTube e vi potete prendere la ricetta perfetta grafica. Se avete interesse, mi raccomando, o condividete la pagina o iscrivetevi per farmi crescere, vedete voi. Ok, dopo aver fatto questo, andremo a prendere una pentola capiente. La facciamo arrivare a temperatura per un paio di minuti, assieme col riso, un vialone nano in tal caso, Rimaniamo sul veneto. Lasciamo qua così, senza niente, senza olio, senza niente. Un minutino per far fuoriuscire profumi. Lasciamolo riscaldare, arrivare a temperatura, poi gli farò vedere. Ok, come vedete non sto facendo dei popcorn, ma lo sto facendo arrivare a temperatura. Adesso è caldo, è intorno ai 35-40 gradi. Mi fermo, spengo a temperatura, vado a mettere un po' di burro, così,
andrò a mettere i miei due spicchi di aglio col chiodo di garofano, andrò a mettere 2-3 foglioline di alloro e andrò nello stesso momento a fornello spento, andrò a sgretolare la mia salsiccia come io prima vi ho cercato di portare nella storia veneta. Si faceva con un impasto di carne trita all'aglio e pepe nero, stile salsiccia. Invece oggi abbiamo la comodità di utilizzare una buona salsiccia al pepe nero. Ci sono tantissimi ancora artigiani da noi in Italia che fanno questi favolosi lavori. Questa è fatta da me in casa. E l'aglio lo andrò a mettere alla fine. Ok? La ricetta la troverete, mi raccomando. L'importante di questo riso pilota è che deve essere pari peso, pari riso, pari salamella. Ok, ora io di mio andrò a mettere il porro, che piace tantissimo. Questa è la mia unica cosa che andrò a strambare un po'. Il chiodo di garofano. Controllo a tritare, non tanto sottile, non tanto grosso. Più o meno 50 grammi di porro, e lo andrò a mettere anche adesso, così. E basta, e ci siamo. Ora piano piano andiamo per la tostatura del riso. Giriamo, amalgamiamo il tutto. È uno spettacolo, piace un sacco a me questo riso. Cioè, poi mi andranno a scrivere sulla mia pagina il colesterolo. Non ce lo dobbiamo mangiare mica tutti i giorni. Chi ha questi problemi lo può mangiare una volta al mese, mica si muore. Si mangiano tante di quelle schifezze che neanche noi lo sappiamo. Ok, lasciamo il tutto che vada. Ok, come si può vedere, per i primi 10 minuti a questo risotto dobbiamo dedicare attenzione, perché se dedichiamo attenzione i primi 10 minuti avremo un buon risultato al termine. Dobbiamo fare attenzione che la salamella si amalgami al riso, cioè io non ho messo grasso, ho messo un sì e no, un 10 grammi di burro e basta. Col grasso della salamella si sta cucinando il tutto, però l'importante è portare a temperatura intorno ai 35-40 gradi prima il riso, poi spengiamo la temperatura e andiamo a mettere i nostri ingredienti. Io ho messo 3 foglie di alloro, 2 spicchi di aglio con 8 chiodi di garofano infilzati nel spicchio di aglio, il burro e il porro, un 50 grammi di porro tritato, né fino né grosso. Ora, come potete vedere, la salamella pari peso al riso, tanto riso, tanta salamella, perché la golosità di questo riso pilota è proprio questo. Come avete visto, adesso è tutto uno, la salamella si è amalgamata al riso e andremo proprio, si dice nelle risaie venete, che il riso nasce nell'acqua e muore nel vino. Vai, in questo caso un buon vino rosso,
Non perché si cucini deve essere un pessimo vino, deve essere un ottimo vino. Come se lo stessimo bevendo, eh? E ora lasciamo che il vino si amalgami al riso. Quando si asciuga, per ora non lo dobbiamo toccare, ok? Quando il vino diventa tutt'uno col riso, andiamo a ricoprirlo di pollo. Ok, ora il vino è diventato tutt'uno col riso, è bello asciutto, eh? Per i primi 10 minuti bisogna dedicarli a questo piatto. Dopodiché andiamo ad annaffiare con un buon brodo fatto in casa, eh? Lasciate stare il glutammato o dadi, non costa niente fare un litro di brodo salutare in casa, eh? Tutte verdure fresche. Lo ricopriamo per bene. Dopo essere coperto diamo una lieve mescolata e per 10 minuti non lo tocchiamo. Lui si assorbe e noi andiamo per l'ultima volta a ricoprirlo. Ok, dopo 10 minuti andiamo a controllare se è asciugato. Con l'aiuto del coperchio, vedete? Si è asciugato per benissimo, vedete, bello asciutto. Andiamo nuovamente a ricoprire di brodo per l'ultima volta. Andiamo a togliere i due nostri spicchietti di aglio col chiodo di garofano e le nostre tre foglie di alloro che hanno fatto il loro lavoro, hanno rilasciato dei profumi inebrianti. Dovreste essere qui a sentire il profumo pazzesco, veramente pazzesco. Non so se questo risotto lo potrei condividere oggi, sarei capace a mangiarlo da solo. Ok, altri 10 minuti con l'aiuto di un coperchio senza girarlo, ok? Il riso pilota, meno si gira più gustoso viene, ok? Poi alla fine lo amalgheremo e vi mostrerò come. Ok, dopo 20 minuti di cottura ecco che ci siamo, ci dovremmo essere, il riso è cotto, è asciutto al punto giusto, vedete all'onda. Ok, ora lo spengiamo la temperatura e lo andremo a degustare se manca sapidità. Cotto, perfetto, un pizzichino di sale manca, andremo a finirlo con l'aglio disidratato in polvere. Dopo aver messo il burro, l'aglio e il parmigiano andiamo ad amalgamare. Abbiamo aggiunto il sale, perfetto. È una favola questo riso, mi raccomando rifatelo, non costa tanto tempo.
Ok. A posto. E ora andremo ad impiattarlo. Io andrò a riprendere la salamella crudo. Questo è un prodotto fidabile. Voi sicuramente dal vostro macellaio sicuramente avrete fiducia dal vostro macellaio. Questa la faccio io in casa e ho fiducia di questo prodotto che io produco. E andrò a fare questo lavoro qui dell'aglio disidratato biologico italiano, così. Questa è la mia versione di riso alla pilota. Se la ricetta vi è piaciuta, condividete il mio video o iscrivetevi sul mio canale YouTube Chef Turis. Un bacione a tutti di cuore e buona vita da Chef Turis.